Il Centro Nazionale Trapianti, CNT, è un organismo tecnico-scientifico che coordina la Rete Nazionale Trapianti e di cui si avvalgono il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. È stato istituito nel 1999 con la legge numero 91 del 1 aprile presso l'Istituto Superiore di Sanità. Oggi ha una struttura articolata in una direzione generale, una direzione sanitaria e una direzione amministrativa. A supporto del CNT e della Rete Nazionale Trapianti opera la consulta tecnica permanente che è presieduta dal direttore dell'Istituto Superiore di Sanità ed è costituita dai coordinatori regionali, da tre esperti clinici e dai rappresentanti delle associazioni di settore. Il CNT definisce le linee strategiche e di indirizzo dei programmi di donazione e di trapianto di organi, tessuti e cellule. Il CNT si occupa del coordinamento e dell'organizzazione del sistema e ne garantisce qualità e sicurezza anche avvalendosi di esperti con il ruolo di second opinion. La responsabilità del coordinamento nazionale si esercita attraverso un'attività regolatoria che si concretizza nella elaborazione di protocolli operativi, nella tracciabilità dei processi di donazione e trapianto grazie al sistema informativo trapianti, nella definizione dell'attività di trapianto e dei criteri di qualità dei centri, nella stesura di linee guida, raccomandazioni e pareri sia di natura medico-scientifica che giuridico-amministrativa. Una peculiarità è la sua anima operativa. Attivo H24, il Centro Nazionale Trapianti Operativo alloca gli organi per i programmi nazionali, quali quelli per i pazienti urgenti, gli iperimmuni, i pediatrici, lo split liver, il rene pancreas, il DEC, i trapianti sperimentali, gli scambi internazionali, il crossover per il rene, nonché le restituzioni e le eccedenze. Ispezioni, audit, rapid alert, monitoraggio e tracciabilità delle non conformità. Sono queste le attività di vigilanza e sorveglianza nelle quali il centro è costantemente impegnato. Il CNT gestisce le liste d'attesa e i registri delle gravi insufficienze di organo, delle donazioni da vivente, dei trapianti sperimentali, dei trapianti di CSE, dei donatori di gameti. La sorveglianza esercitata dal centro si estende anche all'identificazione di eventuali patologie e infezioni trasmissibili con il trapianto e si traduce nel costante monitoraggio di epidemie provenienti da tutto il mondo. La formazione del personale sanitario della Rete Nazionale Trapianti è una priorità ed è una responsabilità del CNT. Sono decine di migliaia gli operatori della rete che hanno ricevuto un training specifico e costruito sui loro bisogni. Il centro mantiene un contatto costante con i cittadini, i media, gli operatori sanitari, le istituzioni e le associazioni di settore attraverso le campagne nazionali di comunicazione, la comunicazione digitale e social, la divulgazione e la didattica. Dal 2000 il CNT partecipa alla rete delle autorità competenti istituita dalla Commissione europea e a quella del Consiglio d'Europa. Il CNT è collaborating center dell'OMS nel campo della vigilanza e della sorveglianza. Grazie alla partecipazione a numerosi progetti internazionali si è contribuito al progresso organizzativo e scientifico della trapiantologia nazionale ed internazionale. Tanti sono gli accordi siglati in ambito europeo e le relazioni per promuovere lo scambio di organi, tessuti e cellule, ma anche di know-how ed expertise. Oggi la nostra è una comunità sovranazionale che cresce insieme. L'aggiornamento scientifico e la collaborazione con le società scientifiche nazionali ed europee arricchiscono il ruolo regolatorio e di indirizzo del CNT di un'avanguardia sperimentale, clinica e assistenziale. La ricerca scientifica è oggi un'attività di rilievo. Attraverso l'analisi e l'elaborazione dei dati SIT si analizzano i cambiamenti nel panorama trapiantologico. Si verificano in tempo reale le informazioni sui programmi di trapianto che hanno ricadute sulla pratica clinica, sulla sorveglianza delle liste di attesa, sulla popolazione trapiantata relativamente alle emergenze sanitarie. Il coordinamento di questa rete dei tanti operatori ed operatrici del settore è un lavoro coinvolgente e stimolante. La forza di questo servizio del Sistema Sanitario Nazionale sta nella professionalità, nella passione, nell'impegno di ciascuno con il solo obiettivo di curare il maggior numero di pazienti in attesa di trapianto.